Ha chiesto di intervenire il deputato Diego Binelli. Prego. Egregio Presidente, onorevoli colleghi, oggi siamo chiamati a esaminare il disegno di legge per la conversione del DL 21 ottobre 2020, numero 130, recante tra le varie disposizioni anche quelle in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare. Tradotto, oggi stiamo trattando quello che può essere definito il decreto clandestini. Decreto clandestini perché con questo provvedimento l'accozzaglia Movimento 5 Stelle, PD Leo, Italia Viva e chi più ne ha più ne metta, altro non farà che riaprire i porti all'ingresso di decine di migliaia di immigrati irregolari. Non svelo infatti alcun segreto se affermo che tra i soggetti che arrivano sulle nostre coste con barchine e barchette nessuno è munito di un regolare visto d'ingresso nel territorio italiano e tantomeno di un permesso di soggiorno. Quello che oggi state approvando sulla pelle degli italiani è un provvedimento che di fatto consentirà la ripresa di quel magna magna derivante dal traffico di clandestini e dal loro sfruttamento sul territorio italiano, con lavori in nero sottopagati o attraverso lo spaccio di droga e la delinquenza più in generale. Mentre a milioni di italiani chiedete sacrifici ormai da mesi richiudendoli in casa, mentre i nostri imprenditori sono obbligati a chiudere le proprie attività grazie a questo governo, per questi signori Babbo Natale arriva in largo anticipo. Uso il termine questi signori perché la stragrande maggioranza di loro è rappresentata da uomini di giovane età, corporatura robusta e ben nutrita, dotati di cellulare e trolley al seguito, non certo di persone e famiglie in fuga dalla guerra. State di fatto rivitalizzando la tratta degli schiavi e il loro sfruttamento sul territorio italiano, così come state di fatto rendendovi responsabili delle numerose morti in mare che si avranno a causa delle vostre scelte politiche. La logica conseguenza di tutto questo sarà che le nostre città e i nostri piccoli comuni saranno nuovamente invasi da questi soggetti, che altro non fanno che creare situazioni di degrado e delinquenza dalla mattina alla sera. Ancora una volta sarete responsabili di sobbarcare i nostri sindaci, già fortemente provati dall'attuale situazione dovuta al Covid-19, della responsabilità di gestione delle nostre piazze piene di soggetti dediti allo spaccio e alla delinquenza. Nella sostanza, la conseguenza delle vostre azioni politiche è semplicemente quella di aprire i porti e di chiudere le attività produttive di questo Paese. Mentre i paesi limitrofi come la Svizzera, l'Austria e la Slovenia si apprestano a riaprire gli impianti sciistici per sostenere la propria economia, l'Italia è più interessata a riaprire i porti per sostenere il traffico di clandestini. È una vergogna. Entrando nello specifico del decreto che stiamo trattando, questo prevede anche talune modifiche al codice penale per quanto attiene ai reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento, ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio. Tuttavia, il disegno di legge del Governo prevede il divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento solo per una ristretta fattispecie di reati commessi. Per questo motivo, con il mio ordine del giorno, chiedo di impegnare il Governo a valutare gli effetti applicativi delle suddette disposizioni, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere il divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, non solo per coloro che si siano macchiati di delitti di vendita o cessione di sostanze stupefacenti, o per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, ma anche per chi nei pressi degli stessi locali abbia commesso delitti di lesione personale, rissa o violenza privata. Dimostrate di avere ancora un briciolo di sensibilità nei confronti del popolo italiano accogliendo questo ordine del giorno, anche se meglio sarebbe da parte vostra ammettere la manifesta incapacità di governare, porre fine a questo dannoso governo e ridare finalmente voce al sovrano popolo italiano. Bravo. Onorevole Presidentessa, onorevoli colleghi, l'immigrazione di cui stiamo parlando con gli ordini del giorno, con la legge, è un fenomeno mondiale, ma è un fenomeno che è molto diverso da una parte all'altra del mondo, tanto che io credo si dovrebbe parlare di immigrazioni più di immigrazione.
Voglio oggi prendere spunto da un modello che è stato proposto da tanti scrittori, giornalisti, deputati, parlamentari della sinistra, soprattutto da quando l'onorevole Boldrini fece una visita in Canada come presidente della Camera, e cioè il famoso modello canadese. Lo farò non solo perché rende evidente certe dissonanze che necessariamente dovremmo tenere in conto, ma anche perché dà un'idea precisa di come siamo in errore nel trattare le immigrazioni come una immigrazione. Modello canadese. Non avrei forse preso la parola se non fosse che il modello canadese mi spinge a prenderla per difendere l'aritmetica. Il Canada ha circa 10 milioni di chilometri quadrati di territorio, l'Italia poco più di 300.000. Il Canada ha 36 milioni di abitanti, l'Italia 60 milioni. La densità di popolazione del Canada è meno di un cinquantesimo della densità di popolazione italiana. Per cui, dove c'è nello stesso spazio un canadese, ci sono 50 italiani. La superficie del Canada è un immenso seguirsi di praterie. L'Italia ha due catene montuose come gli Alpi e gli Appennini che rendono su oltre due terzi del territorio nazionale molto difficile tanto l'impianto di grandi impianti industriali quanto l'agricoltura fortemente meccanizzata. Il Canada è ai primi posti nella grande maggioranza di materie prime, l'Italia non ha praticamente materie prime. Il Canada ha una forte richiesta non solo di manodopera qualificata, ma anche di semplice manodopera, perché l'enormità del suo territorio e la scarsezza di popolazione rendono evidente l'interesse del governo e di quella nazione ad accogliere i migranti. In Italia, se abbiamo un concorso per 10 posti di bidello o di bibliotecario, si presentano in 10.000. Infine, il Canada ha avuto un'immigrazione negli anni precedenti ai decreti Salvini, e parliamo di un'immigrazione di non migliaia di persone, ma di alcune centinaia di migliaia di persone, circa pari a quella italiana, ma di natura completamente diversa. In Canada sono tantissimi diversi gruppi etnici provenienti da tutte le parti del mondo. In Italia il grosso degli emigranti veniva dall'Africa e in particolare da popolazioni di religione musulmana. Perché dico questo? Perché tanti piccoli gruppi si integrano più facilmente in una collettività che li accoglie. Un unico grande gruppo tende a far parte con se stesso, non è un mistero per nessuno che ci sono grandi comunità di cittadini di provenienza araba o africana musulmana, sia in Francia che in Italia, che tendono a chiudersi in se stesse, anzi a isolare, quando non a segregare, i propri figli che vorrebbero vivere come gli altri italiani. Quindi il problema è di natura diversa. Ora, la gente che vive sulla propria pelle, con la distruzione del tessuto sociale, soprattutto nelle piccole città di provincia, vive male in questa situazione di insicurezza. E non viene accolto questo dalla sinistra. La sinistra sta vivendo i sogni dell'irrealtà, ma i cittadini italiani che nella realtà vivono stanno abbandonando la sinistra. All'epoca del Partito Comunista, non molto tempo fa, la sinistra, il Partito Comunista, aveva ben oltre il 30%. Oggi il partito che legittimamente ne è erede oscilla attorno al 20%. Questo perché i cittadini che vivono la realtà non accettano i sogni delle realtà. Concludo.
C'è anche un altro motivo, colleghi della sinistra, per cui non dovreste abbandonare i sogni dell'irrealtà. I sogni dell'irrealtà, se guardati indietro nella vostra lunga storia, spesso, troppo spesso, producono incubi. Scusa, ha chiesto di intervenire il deputato Matteo Luigi Bianchi, prego. Grazie Presidente. Continuiamo l'illustrazione di questi ordini del giorno su questo provvedimento che noi assolutamente riteniamo negativo per il Paese e ci terrei a sottolineare la mia sorpresa rispetto all'intervento che ha fatto la collega del Movimento 5 Stelle ieri in dichiarazione di voto sul tema della fiducia al governo, in cui accusa la Lega e l'opposizione di tenere bloccato il Parlamento su questo provvedimento. Ma noi ci saremmo aspettati questi giorni delle discussioni su argomenti di interesse per i cittadini, quali l'emergenza sanitaria e l'emergenza economica, provvedimenti che questo Parlamento vede solamente di striscio perché l'oramai coinvolgimento che il Presidente Conte continua a paventare nei fatti non c'è mai stato in queste aule. E poi ovviamente abbiamo gli oramai famosi DPCM che tutti quanti noi sappiamo, ma bisogna ricordarlo anche alla gente che sta al di fuori di questi palazzi, che sono provvedimenti che assolutamente non sono emendabili in queste aule. E quindi il Parlamento credo che abbia il dovere di sottolineare e di far presente all'opinione pubblica che in questo momento è impegnata ed occupata a far fronte ad una serie di problemi ben più urgenti rispetto a quello che stiamo discutendo quest'oggi, dicevo abbiamo il dovere di fare il giusto nostro ruolo di opposizione per cercare di bloccare questo provvedimento che è già stato nei fatti bloccato alle urne tramite l'espressione della volontà popolare nel 2018, dando mandato a Matteo Salvini per gestire in maniera diversa rispetto a quanto il centrosinistra aveva fatto nel corso degli ultimi anni. Ma io credo che il vostro modus operandi, quello di cavalcare preoccupazioni, paure, per smantellare un pezzo alla volta tutti quegli gli argomenti che non sono propri del vostro modo di pensare, della vostra ideologia, sia una vostra maniera di portare avanti il vostro ruolo, cosa che ci preoccupa e ci preoccupa anche l'arroganza talvolta di alcuni esponenti della maggioranza e soprattutto del governo. Mi preme citare l'ultima uscita assolutamente strampalata del ministro Boccia in cui dice ma facciamo nascere Gesù Bambino 2 ore prima, tanto che cosa può cambiare. L'importante è avere una conferma di quello che è la bontà delle nostre azioni. Ecco, io credo che questa arroganza sia assolutamente uno dei motivi per cui la Lega si sta combattendo in questi giorni, in queste aule, anche su questo provvedimento. Un provvedimento che reca un sostanziale rilassamento, diciamo così, per dirle in maniera elegante, delle norme in tema di regolamentazione dell'immigrazione illegale clandestina. E lo stesso ovviamente è destinato a portare un eccezionale preoccupante afflusso di cittadini stranieri che entreranno nel nostro paese in maniera illegale, dai confini di terra e dai confini via mare. Il provvedimento in oggetto prevede il trattenimento del richiedente protezione internazionale presso i centri di permanenza per il rimpatrio, ma la capacità complessiva, è bene ricordarlo, di questi centri di accoglienza presenti sul territorio nazionale è pari a 1.425 posti, evidentemente insufficienti rispetto alle pressioni migratorie illegali che abbiamo sui nostri confini. Questo decreto ha introdotto nuovi criteri di contenimento della capienza massima dei centri governativi di prima accoglienza e di adeguamento degli standard sanitari ed abitativi che limitano la presenza massima annessa in ciascun centro, ovviamente anche per le questioni legate all'emergenza
sanitaria. Ma è quindi chiaro ed evidente, e questo è l'argomento dell'ordine del giorno che volevo illustrare, che per assicurare un'effettiva e più efficace adozione dei provvedimenti di espulsione dello straniero è importante, concludo Presidente, il lavoro che viene svolto dai centri di rimpatrio, e lì bisogna focalizzare l'attenzione se si vuole garantire il rispetto della legalità. Ripeto, se si vuole garantire il rispetto della legalità e procedere con i rimpatri, perché credo che oramai sia chiaro ed evidente a tutti il compiacimento da parte di questa maggioranza nel vedere frontiere e porti aperti. Grazie. Grazie Presidente. Vede, da piccolo imprenditore mi trovo in difficoltà oggi a dover parlare di questo provvedimento, perché il nostro sistema economico sta crollando. Siamo stati investiti dalla situazione pandemica senza precedenti. Logicamente dobbiamo dare una priorità a quella che è la questione sanitaria, ma dobbiamo anche renderci conto che la situazione economica del nostro Paese è in estrema difficoltà. Dico questo perché tutte quelle piccole e medie imprese che compongono l'ossatura, la spina dorsale del nostro sistema Paese, devono avere delle risposte. Devono avere delle risposte che in questo momento il Governo non sta dando. Basti vedere, per renderci conto anche della situazione che si sta creando, proprio notizia di questi giorni che è stato annullato il Salone del Mobile a Milano. Uno potrà pensare, vabbè, è una situazione del genere. Sì, ma il Salone del Mobile a Milano era stato messo in calendario per settembre 2021. Questo deve far riflettere, perché evidentemente la situazione che stiamo vivendo non è una situazione che si risolverà nei prossimi mesi. Torniamo al provvedimento. È logico che quando è nato il governo giallo-rosso si è data subito un'impronta su quello che doveva essere, dal punto di vista dell'immigrazione, il vostro modus operandi. Si è andati a scegliere come ministro dell'interno sicuramente una persona che già quando fu prefetto di Milano era pro accoglienza. Apro e chiudo la parentesi. Quando fu prefetto di Milano, purtroppo Milano ebbe il brutto e triste record di essere il primo paese, la prima città per reati in Italia, record ottenuto una sola volta. Quindi giustamente avete pensato di prendere il meglio che c'era in giro, accoglienza e risultati pessimi. Torniamo però ai dati della vostra mala gestione di un anno di governo. Parliamo di dati sugli sbarchi. Io citerò soltanto fonti Ministero dell'Interno. Abbiamo alla data odierna 32.500 sbarchi avvenuti in Italia, un più 300% rispetto alla gestione dell'anno precedente. 24.500 da giugno, 3.700 da ottobre, stiamo aspettando il dato consolidato di novembre. L'altro dato statistico qual è? Che basta con la balla che ci venite a propinare ogni volta, che sono persone che scappano dalla guerra, perché di quelle persone, non sul totale, ma chi fa richiesta di asilo, solo l'8% lo ottiene. Questa dimostrazione del fatto che sono persone che non scappano dalla guerra. Ma andiamo a vedere chi sono queste persone. Prendiamo sempre i dati del Ministero dell'Interno. Sugli sbarchi che abbiamo avuto quest'anno, il 38% sono tunisini. Questa dimostrazione del fatto, mi corregga qualcuno, se in Tunisia abbiamo la guerra. No, non c'è. È evidente che allora vi sia dietro un progetto molto diverso. Parliamo di un'altra cosa. Popolazione carceraria in Italia. Bene, il 37% della popolazione carceraria in Italia è di stranieri. Questo dato dovrebbe far riflettere. Ma prendiamo un altro dato, sempre fonte Ministero degli Interni. I reati commessi in Italia. Perfetto, il 38% è commesso da stranieri. Attenzione, la popolazione straniera in Italia è l'8,8% sul totale. Ma andiamo a analizzare anche all'interno di questi reati da chi vengono commessi. Allora, sempre stima Ministero degli Interni, in Italia abbiamo tra i 500 e i 600.000 irregolari. Bene, il 70% dei reati commessi da stranieri è commesso da irregolari. Questo per dare un dato su dove e cosa stiamo andando a creare nel nostro Paese. Cosa succede quindi? Oggi abbiamo una serie di sbarchi incontrollati, abbiamo un aumento della spesa perché ci siamo inventati le navi quarantena, state arricchendo quella che è, attenzione, stiamo parlando di dati che ci sono stati forniti in commissione, durante le audizioni, state arricchendo i nuovi
schiavisti del nuovo millennio, la criminalità organizzata e il terrorismo, perché quei proventi poi vengono reinvestiti in droga, armi e terrorismo. State creando mano d'opera per la criminalità organizzata e soprattutto, ultimo dato incontrovertibile, stiamo aumentando l'arrivo di infiltrati terroristi. Questo cosa ha portato? Che il nostro paese è stato escluso e sono state fatte delle riunioni sul terrorismo, il nostro paese è stato completamente escluso, stanno ragionando di andare a rivedere quelli che sono i trattati di Schengen e anche in questo caso noi siamo stati esclusi, non vorremmo mai che l'Europa decida di innalzare i suoi confini al nord del nostro paese e noi rimaniamo come cuscinetto in mezzo dove arriveranno e non potranno andare, perché anche qui la solita balla che da noi transitano per andare nel resto d'Europa. Grazie, e poi dopodiché ci troveremo a dover gestire anche questo fenomeno. Grazie. Grazie Presidente. Premetto che questo decreto è stato pensato e scritto con l'unico scopo di abrogare le principali disposizioni in temi di immigrazione ed asilo dei nostri decreti sicurezza. In barba alle vere necessità che il nostro Paese ha in questo periodo, in barba alla realtà che evidenzia invece allora sì la necessità e l'urgenza di fermare subito i flussi migratori illegali che ormai da mesi, nonostante l'emergenza Covid, si stanno riversando nel nostro Paese nella totale indifferenza, o meglio, con la complicità di questa maggioranza, assente oggi in Aula. Con questo ordine del giorno, signor Presidente, intendiamo sottolineare la necessità di assicurare il rispetto delle misure sanitarie e di contenimento dell'epidemia da parte del Garante nazionale. L'articolo 13 del disegno di legge in oggetto, fra le modifiche che introduce, va ad apportare delle variazioni alla disciplina del Garante nazionale, a cominciare dal trasformarne il nome in Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Quindi scompare la parola detenuti e viene ampliato il ventaglio delle sue attribuzioni, consentendo di delegare per un periodo non superiore ai 6 mesi i garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni. In particolare, in riferimento alle strutture sanitarie, sociosanitarie, assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza per adulti e minori, nonché ai centri di identificazione ed espulsione quando particolari circostanze lo richiedono. Ora, signor Presidente, nel medesimo provvedimento, senza apparenti motivi, l'incarico dell'attuale garante viene prorogato di ben 2 anni oltre la scadenza naturale. Assolutamente discutibile l'opportunità di questa scelta. Ma il tempo è tiranno, Presidente. Mi atterrò strettamente alla richiesta di quest'ordine del giorno, visto che ci sono concetti stringenti su cui è necessario insistere. Però mi consenta, Presidente, non può essere un criterio assoluto di virtuosità il caso di detenzioni, come afferma il garante. E devo premettere questa considerazione perché il presidente del garante, in un'intervista a Repubblica quest'estate, facendo politica anziché occuparsi delle garanzie dei detenuti, di fatto chiedeva a gran voce l'abrogazione dei decreti Salvini, spiegando in parole povere che la riduzione dei detenuti è un bene e non sono gli inasprimenti della pena a fare la differenza. Quindi sosteneva che la politica agevolata dall'accesso ai domiciliari stava funzionando e via con questo tono. Un siffatto atteggiamento denota una visione parecchio distante dalla mia idea di legalità. Signor Presidente, onorevoli colleghi, arrivo al punto. Intanto, forse qualcuno non ci sta facendo molto più caso, ma il nostro Paese è stretto ancora nella morsa di una pandemia. E lo è a tal punto che, comunque la si metta, tutti noi siamo assoggettati ad una riduzione delle libertà personali. E in un periodo epocale, come possiamo accettare di buon grado che le preoccupazioni principali di un garante che potrà delegare funzioni territorialmente sia far uscire i detenuti dal carcere?
Ma non solo, scompare appunto la parola detenuti dal nome delle funzioni del garante e non sarà più appunto il garante dei detenuti ma delle persone private della libertà personale. E beh, allora in una certa misura anche chi tutti i giorni fuori dalle strutture descritte prima e che non ha mai commesso crimini oggi sta combattendo una battaglia che lo vede privato di alcune libertà personali. E lo fa però per la salute, non per scontare una colpa o una responsabilità criminosa. Quindi per logica, invece in questo particolare momento storico in cui il nostro paese ci chiede ben altro, il garante pensa a svuotare le carceri. Quindi una conferma in più che, come dice il nostro segretario Matteo Salvini, ad aver bisogno di un garante sono gli agenti della polizia penitenziaria, purtroppo troppo spesso aggrediti, minacciati e perfino denunciati. Quindi concludo con questo ordine del giorno, invitiamo quindi il Governo a predisporre tutte le misure idonee al fine di assicurare che l'attività del Garante nazionale della libertà, dei diritti delle persone private della libertà presso le strutture sanitarie, sociosanitarie, assistenziali, eccetera, eccetera, venga fatto però esercitandolo nel pieno rispetto delle misure sanitarie di contenimento dell'epidemia. Grazie.